Rieccoci quest'oggi con un nuovo video, come vedete appunto con i Runic Tarot. Questo è un mazzo a dir poco meraviglioso, non soltanto per questo fantastico cofanetto, ma anche proprio perché obiettivamente riesce perfettamente a far coesistere due tradizioni divinatorie: i tarocchi, arcani maggiori e minori, e le rune. Io vi lascio come sempre il link in descrizione di un mio video precedente a questo, anzi di quello direttamente precedente a questo, video in cui appunto narro della genesi storica, mitologica e divinatoria delle rune, ma in particolar modo, tra le altre cose, vado appunto a spiegare che generalmente, per tradizione e ovviamente anche per significato, ad ogni runa viene fatta corrispondere una carta, cioè un arcano maggiore, fatta eccezione ovviamente per gli amanti e la luna, a cui poi sono abbinate due rune. Ma comunque generalmente ogni arcano maggiore ha una propria runa abbinata, come appunto potete vedere. Ecco, è appunto proprio questo che accade in questo mazzo. Questo chiaramente permetterà a voi, ma anche a me, di comprendere molto meglio la stesa, di arricchire la stesa di tanti particolari, di dettagli che, come vedremo, sono molto significativi per permetterci di fare luce e maggior chiarezza non solo sul futuro, ma anche in particolar modo sul passato e sul presente, quindi anche sul vostro mondo interiore, sul mondo interiore vostro, del consultante, ma anche appunto del soggetto della stesa, che è un po' l'obiettivo poi, no? Di ogni stesa tarologica. Ecco, come appunto potete vedere, però non soltanto gli arcani maggiori hanno una relativa runa, perché anche gli arcani minori prevedono una serie di rune, quindi troverete appunto spesso in sequenza due o più rune che vanno ulteriormente ad arricchire anche i significati degli arcani minori, come una sorta di informazione concatenante di più dettagli, di significati, come in una sorta di racconto, di grande narrazione, anche se ovviamente a livello poi interpretativo e chiaramente a livello predittivo fa maggiormente fede la runa abbinata agli arcani maggiori. Però ovviamente, come vedete, questo mazzo permette veramente di abbinare due tradizioni divinatorie importantissime. Vi ripeto, ragazzi, fanno luce sul passato, sul presente e sul futuro. In questo mazzo bastoni e spade sono menzionati identicamente alla tradizione, mentre i denari sono appunto identificati con il termine scudi, appunto perché rappresentano una sorta di protezione materiale pratica ad una vita di benessere, e le coppe come appunto corna dalle ben augurali cornucopie dell'amore. Il metodo di stesa che io andrò ad usare è un metodo assolutamente aderente alla tradizione. Voi sapete che io amo particolarmente seguire la tradizione, quindi ad ogni stesa, ad ogni mazzo di carte, un o più metodo interpretativo. E in questo caso avremo il metodo del fiume runico, che è un metodo a 5 carte, o ovviamente si può utilizzare soltanto appunto con le rune, quindi a 5 rune, dove le prime 3 vengono disposte a triangolo, quindi le prime 3 carte o comunque le prime 3 rune, che vengono appunto denominate le rune delle norne, dove abbiamo in questa posizione il passato, in quest'altra il presente e in questa posizione il futuro. Futuro, nel momento in cui appunto il
consultante o comunque il soggetto della stesa non andrà a modificare nulla dei propri comportamenti, quindi non agirà in particolare appunto per cercare di cambiare il futuro. Quarta e quinta posizione, che invece appunto rappresentano in quarta posizione il consiglio su come poter agire per evitare le conseguenze peggiori, nefaste, negative di questa determinata situazione, ed infine in quinta posizione i cambiamenti nel futuro se ovviamente il consultante andrà ad accettare e ad ascoltare il consiglio della carta in posizione appunto o della runa in posizione quarta. D'accordo? Quindi è sicuramente una stesa molto importante che, vi ripeto, dà un quadro molto più completo della situazione, cioè non si limita ad analizzare presente, passato e futuro, ma a dare anche un'occhiata importante su quelle che possono essere delle azioni che si possono appunto mettere in atto per cercare di, per esempio, scongiurare gli effetti più negativi della situazione o per cercare di trarne il meglio da una determinata situazione. D'accordo? Allora, che cosa andremo però a chiedere quest'oggi appunto a questo meraviglioso mazzo? Cioè, qual è la domanda che andremo a fare a questo mazzo? Non lo vedo da un po' di tempo. Come vive lui questo momento lontano da me? E soprattutto vorrà rivedermi al più presto? Quindi con un focus fondamentale, importante, sì sul presente, ma anche un'occhiata sul passato per cercare appunto di capire che cosa possa aver realmente portato questa persona a, per esempio, temporeggiare sul vostro incontro, e ovviamente uno sguardo fondamentale sul futuro. D'accordo? Poi, quarta e quinta posizione, fondamentale per cercare di capire ovviamente quale possa essere il consiglio degli arcani per cercare di evitare ovviamente che la situazione possa peggiorare e dunque come potrebbero andare le cose ascoltando appunto il consiglio degli arcani. Allora, io inizio appunto a mescolare questo mazzo, quindi per il principio di sincronicità, questa stesa è valida per tutte coloro che ovviamente hanno una relazione, una frequentazione ancora in essere, quindi non è una persona che non vi sta vedendo, cercando perché ha chiuso la storia, assolutamente no, ma perché ha degli ostacoli, delle problematiche sue personali che gli impediscono in questo periodo, in questi giorni, in queste ultime settimane, di vedervi. Vogliamo cercare di capire se però questa persona riuscirà a superare questi ostacoli. Ovviamente questa stesa è valida sia per persone che hanno un rapporto assolutamente libero, quindi entrambi single, sia per persone che hanno un rapporto nascosto, quindi con una persona impegnata o voi siete impegnati o entrambi con partner ufficiali. Voi sapete che comunque io do sempre tutte le indicazioni del caso, poi quest'oggi ci faremo addirittura arricchire la lettura appunto dalle rune, di conseguenza avrete tutte le spiegazioni di cui avete assolutamente bisogno. Allora, perfetto.
intanto appoggio il mazzo in questa posizione in modo che non dia particolare fastidio appunto alla lettura. Allora, iniziamo appunto con le prime tre posizioni, ossia appunto il triangolo delle norme. Guardiamo dunque la posizione del passato, ossia appunto tutti quegli ostacoli che hanno impedito fattualmente, ragazzi, cioè praticamente a voi, a questa persona, di vedervi e di incontrarvi. E qui abbiamo il 10 di bastoni. Allora, questa carta direi è piuttosto ovviamente chiara, nel senso che il 10 di bastoni ci parla di affaticamento, ci parla ovviamente di un individuo che è impegnato, vedete, nel gestire più situazioni, nel gestire in questo caso appunto più mondi. È chiaro che questa persona non sta bene senza di voi, perché il 10 di bastoni ci parla anche di sacrificio. Ma purtroppo questa persona ha dovuto mettere da parte quello che prova per voi, il vostro rapporto, per dedicarsi a questioni pratiche, perché parliamo di bastoni, quindi per esempio professionali, che in qualche modo servono a lui e al proprio futuro, appunto, per progredire. Cioè, questa persona in questo momento, o comunque negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, si è dovuta impegnare tanto, perché vi ripeto, il 10 di bastoni ci parla proprio di sovraccaricamento di oneri di cui questa persona appunto si è circondata, ma in virtù di un futuro che non vede l'ora possa essere in piena realizzazione. Quindi il 10 di bastoni ci parla di un lavorio importante, incessante, che però può portare questo individuo ad un culmine massimo di stress, proprio perché questa persona aveva molte situazioni lasciate in sospeso. Ora, il 10 di bastoni ci parla innanzitutto dell'aspetto professionale, quindi potrebbe essere una persona molto impegnata nel suo lavoro, che gestisce, per esempio, più ambiti del suo stesso lavoro, o per esempio ha un team, una squadra a cui badare. Da un punto di vista professionale può essere un capo, un datore di lavoro, un capoturno, ma questo 10 di bastoni ci può anche riferire, vi ripeto, a situazioni proprio di vita pratica, quotidiana, che questa persona potrebbe dover risolvere in riferimento, per esempio, al proprio ambito familiare. Perché le carte di grado 10 generalmente appunto si rifanno all'ambito anche familiare, cioè quotidiano, di vita quotidiana dell'individuo, del soggetto della stesa. Quindi potrebbe essere inerente a faccende che questa persona deve risolvere o in ambito familiare per quanto riguarda la sua famiglia di origine, cioè madre, padre, fratelli, sorelle e parentado vario, oppure per quanto riguarda, nel caso in cui sia una persona impegnata, faccende che riguardano la sua appunto famiglia acquisita con la compagna ufficiale, per esempio anche figli nel caso ce li abbia. Quindi in realtà è una persona molto stanca, ma non solo fisicamente, perché generalmente il 10 di bastoni si rifà sicuramente, ovviamente, a situazioni di stress e stanchezza fisica, ma innanzitutto a situazioni di stress mentale. Cioè questa persona obiettivamente è arrivata ad un punto in cui si è sentita opprimere dai tanti impegni che gravavano sulle sue sole spalle, perché in questo caso questa persona si sente sola nel gestire tutte queste situazioni, o perché lui stesso
non ama demandare e non ama chiedere aiuto agli altri, o perché gli altri si approfittano di lui, evidentemente delle sue capacità o semplicemente del buon cuore. Quindi in realtà questa persona ha vissuto un periodo estremamente difficile, estremamente pesante, ricco di dubbi, di incertezze, che però, vi ripeto, non riguardano voi, il vostro rapporto, ma la sua vita personale. Per cui questa persona è arrivata ad un certo punto, ad un certo momento, a pensare: ma è la strada giusta quella che sto intraprendendo? È il lavoro giusto, la professione giusta quella che vado a compiere, magari anche con grande diligenza, però tutti i giorni? Quindi questa persona obiettivamente fa molta fatica e ha fatto molta fatica a mantenere le proprie posizioni, proprio perché, vi ripeto, sentiva il suo terreno, il suo campo minato da più ostacoli, ma anche nemici, rivali, per esempio appunto in ambito professionale da altri colleghi. Quindi in realtà questa persona ha speso molte energie e tante tensioni emotive si sono affollate sulla sua testolina. Quindi vi ripeto, decisioni importanti da prendere che non riusciva a prendere, dubbi, cambiamenti negativi, per esempio negli affari in ambito economico, difficoltà nel mantenere la propria posizione appunto acquisita, quindi troppi ostacoli, situazioni, vi ripeto, di eccessiva rivalità, il non sentirsi coadiuvato in qualsiasi appunto lavoro, sia professionale ma anche, vi ripeto, privato. Cioè questa persona è stata in qualche modo vittima di persone furbe e scaltre che, vi ripeto, si sono approfittate del suo buon cuore e che ovviamente hanno caricato la sua vita di eccessivo stress. Quindi è una persona molto molto stanca, è una persona che si è sentita anche quasi tradita dagli altri, poiché nel momento del bisogno questa persona appunto non è stata sufficientemente aiutata o supportata. E questo ovviamente per lui è stato sicuramente un momento negativo. Ecco perché parliamo appunto anche di grosse tensioni emotive. Quindi è una persona che si è sentita anche vittima, vi ripeto, di inganni, di raggiri, di menzogne da parte di persone scaltre, furbe, che si sono approfittate, vi ripeto, della sua solerzia, della sua volontà. Guardate però, ragazzi, a questo punto, in questa meravigliosa carta, qui abbiamo una stessa runa, però rappresentata in accezione positiva e in accezione negativa. Questa è la runa di Elhaz. È una runa generalmente abbinata all'arcano della luna. Ecco i raggiri, la furbizia, quei non detti, quelle regole ufficiose che possono aver sovraccaricato appunto questa persona. Ma questa runa Elhaz ci parla anche, vi ripeto, e va a confermare quello che vi ho detto sino ad ora del 10 di bastoni, di una persona che si è sovraccaricata in qualche modo di aiuti che ha prestato agli altri, facendosene però assorbire, cioè facendosi assorbire dai loro stessi problemi e facendosi carico dei loro stessi problemi e oneri. Perché questa runa ci parla di protezione, di aiuto nei confronti degli altri. Quindi questa persona ha aiutato le persone che fanno parte, come vi ho detto poco fa, del suo nucleo familiare, anche del suo nucleo professionale. E questo sicuramente è onorevole da parte di questa persona. Ecco qua, posizione positiva di questa runa, ma al rovescio della medaglia, cioè l'accezione negativa, cioè la stanchezza, lo stress, il sovraffaticamento, l'indecisione, dover avere tutto sopra le proprie spalle, queste tensioni emotive, quindi la perdita anche di tempo e l'andare a sprecare delle opportunità
ad esempio con voi, di gioia, di felicità, dei momenti che in qualche modo lo avrebbero appagato. Ma è come se questa persona in qualche modo si fosse sacrificata momentaneamente per le persone che lo circondano, per aiutare le persone che lo circondano. Questa è una persona che dedica molto tempo agli altri e ne toglie a se stesso. E questo in tutti gli ambiti della sua vita, professionale, sentimentale, familiare. Quindi questa è una persona che si è trovata sobbarcata in troppe questioni che obiettivamente in qualche modo hanno portato questa persona ad un apice di stress e ovviamente questa persona ha tolto del tempo a se stesso, quindi anche al vedere voi. Ma in realtà questo 10 di bastoni ci fa anche capire che questa persona ha comunque protetto anche voi, poiché è come se in un momento di grande stress, di grande affaticamento, questa persona abbia cercato di proteggere il vostro rapporto, perché probabilmente era consapevole del fatto che, vedendovi, uscendo con voi, stando con voi, probabilmente vi avrebbe magari mostrato un lato fragile o spiacevole di sé, si sarebbe mostrato stressato, stanco e magari disattento, e questa persona non lo voleva, quindi ha preferito aspettare e sta ovviamente preferendo aspettare il momento più opportuno per potervi vedere, quindi per poter stare con voi. Vediamo a questo punto invece la posizione appunto del presente, cioè ovviamente in questo momento presente questa persona come sta, diciamo, vivendo questa situazione di allontanamento da voi e ovviamente se sta già pensando, programmando, progettando in qualche modo appunto di vedervi. E qui abbiamo la regina di bastoni, certo che sta progettando e programmando di vedervi. Allora, questa è sicuramente una persona che vi desidera, perché la regina di bastoni, vedete che appunto è questa regina stupenda, bellissima, molto sensuale, direi anche molto accattivante, che ovviamente ci parla di bastoni, ci parla di fuoco, quindi di passione, ci parla di desideri fisici ovviamente imperanti. Guardate com'è luminosa questa carta rispetto invece all'oscurità del passato. Quindi in questo momento la situazione va rischiarandosi, quindi sicuramente questa persona è riuscita nel proprio impegno e o direi nei propri impegni e ovviamente è riuscita a risolvere tutte quelle problematiche che in passato vi hanno appunto tenuto lontani, o comunque è riuscita questa persona a mantenere una situazione di equilibrio. Dunque i suoi pensieri su chi e su cosa in questo momento si sono fiondati? La regina di bastoni. Voi sapete che in tarologia la regina di bastoni o la regina di coppe rappresentano la consultante, quindi questa persona ovviamente sta pensando a voi. Ma a voi da un punto di vista fisico, ragazzi, non posso negarvelo, la regina di bastoni ci parla di erotismo, di sensualità e sessualità che questa persona vuole assolutamente vivere con voi, quindi questa persona vi desidera in pieno. La regina di bastoni, vi ripeto, è una donna molto bella, è una donna molto accattivante, è una donna che però potrebbe non piacere solo ovviamente a lui, quindi questa situazione potrebbe in qualche modo anche farlo un po' ingelosire, cioè il fatto che questa persona in qualche modo vi sia stata lontana per qualche giorno, anche per qualche settimana, lo ha ovviamente un po' ingelosito, perché è molto forte nelle carte di bastoni il sentirsi parte della vita dell'altra persona, l'appartenersi, ok? Non è una situazione morbosa, perché questa carta non è in accezione negativa, ma ovviamente rappresenta comunque un sentire che l'altra persona appartiene alla mia vita, al mio cuore, al mio corpo. D'accordo? Quindi questa persona obiettivamente non vede l'ora di potervi rivedere.
non vede l'ora di poter stare con voi e ovviamente non vede l'ora di poter godere del vostro corpo, questo sicuramente. Quindi è un uomo che ovviamente, proprio come ci suggerisce la regina di bastoni, sta già pensando, programmando di potervi vedere. La regina di bastoni ci parla proprio del voler vivere dei momenti appassionati assieme a voi, rivendicando il proprio potere e il proprio posto al vostro fianco. Cioè questa persona è come se, tornando da voi, vada un po' a ristabilire i confini, vi ripeto, di persone che potrebbero essersi approfittate della sua, diciamo, lontananza, per esempio corteggiandovi. Quindi è chiaro che questa persona vuole ristabilire dei confini ben appunto definiti, proprio perché è una persona che ha voglia di gioire del suo destino assieme a voi. Questa è una persona che vi desidera in pieno. Voi rappresentate per questa persona l'elemento ideale della sua vita. Guardate, anche in questo caso abbiamo due rune, come nel caso del 10 di bastoni, legate profondamente, vedete, a sé, che rappresentano ovviamente una sorta di discorso unico, che ovviamente va a spiegare il significato di questa carta della regina di bastoni. Queste due rune sono Sovilo e Pertro. Sovilo è ovviamente la runa che è legata all'arcano del sole, alla luce, alla luminosità. Voi rappresentate per questa persona la luce che entra nella vita del soggetto. Quindi siete il suo successo, la sua realizzazione, il suo unico reale motivo di gioia. Siete il suo ideale di donna. Rappresentate quella virilità che lui sente esplodere dentro di sé, quindi la buona salute, la forza, la prosperità, l'energia fisica e mentale. Siete la motivazione che spinge il soggetto a muoversi e ad agire con coraggio. Guardate ragazze che la motivazione che porta questa persona a muoversi per riuscire anche a sostenere questi carichi dati dal 10 di bastoni, siete voi. Quindi questa persona andrà ad agire in maniera intelligente, in maniera scaltra, in maniera lucida, furba, attenta, ma senza dubbi e perplessità per ritornare da voi. Metterà in campo tutta la propria creatività, tutta la propria volontà, e c'è la carta del trionfo. Quindi tutte le decisioni che questa persona andrà a prendere inerenti a voi, al vostro stare insieme, al vostro ritrovarvi, andranno sicuramente a buon fine. Questa persona non ha più intenzione di rimandare. Quindi in questo caso questa è una runa di grande importanza ed è una runa di grande potenza che rappresenta il massimo del trionfo, del successo, della vittoria. Quindi sicuramente non ci saranno più ostacoli che in questo momento e sicuramente a questo punto anche in futuro possano in qualche modo tenervi lontani. Quindi questa è una persona che a breve sicuramente vi vuole contattare, vi vuole vedere e vuole ovviamente vivere dei momenti molto eccitanti, questo sicuramente con voi. Vi avevo però anche parlato di un'altra runa, che è appunto la runa di Pertro. Pertro rappresenta generalmente l'arcano della ruota di fortuna, cioè questa persona appunto approfitterà di un momento, di una giornata, di una settimana di maggior calma e tranquillità proprio per poter realizzare i propri sogni d'amore ovviamente con voi. E sicuramente questa runa ci parla proprio di gioia, di felicità, di uscire, guardate, dall'oscurità. Quindi c'è una via d'uscita e questa persona riuscirà, vi ripeto, intelligentemente, con lucidità e scaltrezza, come vi dicevo con appunto la runa di Sovilo, riuscirà appunto a trovare
il modo giusto per potervi vedere. Anche però, ci suggerisce appunto la runa Pertro, arrivando a compiere anche passi azzardati, ma ovviamente rischiosi fino ad un certo punto, perché poi ovviamente porteranno alla vittoria, d'accordo? Quindi questa persona riuscirà a portare ordine nel caos, scelte, azioni volute, dettate molto, vi ripeto, sicuramente dall'istinto, dalla passione, ma che daranno sicuramente ottimi risultati. Quindi sicuramente a breve, qui ve lo ripeto, c'è un incontro che questa persona ha già in mente di appunto portare avanti con voi, proprio perché, vi ripeto, approfitterà di una situazione, di un momento di ovviamente maggior tranquillità proprio per potervi vedere, ma siete voi la motivazione che porterà questa persona comunque a cercare di superare tutti questi ostacoli. Vediamo carta, so già che per voi è fondamentale, che è la carta appunto del futuro, o comunque è una carta che ci identifica le tempistiche entro cui avverrà appunto questo incontro. Quindi vediamo se questa persona riuscirà appunto a sbloccare questa situazione. E qui, ragazze, sì, abbiamo la carta della forza. Allora, la carta della forza ci parla ovviamente di innanzitutto tempistiche brevissime, per cui so già che sarete particolarmente contente e felici. La carta della forza infatti ci parla appunto di un tentativo ben riuscito appunto di vincere tutti questi ostacoli, tutte queste difficoltà. E ovviamente la carta della forza ci parla proprio di passione, di tenacia, ci parla di appunto scelte che verranno compiute appunto grazie all'impulso, al desiderio, ma anche al sentimento, perché la forza non ci parla solo di desiderio fisico. La forza ci parla anche di un sentimento, ci parla anche di un'emotività alle stelle, può parlare anche di una scelta che questa persona vi comunicherà, per esempio il desiderio di in qualche modo rendere ancora più profondo il vostro rapporto, quindi portandovi per esempio ad un fidanzamento ufficiale, oppure ad un matrimonio, oppure nel caso in cui voi siate impegnate o lui sia una persona impegnata, potrebbe proporvi per esempio un rapporto alla luce appunto del sole. Ma a prescindere da queste scelte, la carta della forza ci parla proprio, vi ripeto, di un incontro molto importante, passionale. Questa persona si sentirà assolutamente padrone dei propri mezzi per poter in qualche modo superare fatiche, stress ed ostacoli. Affronterà ogni pericolo, sicuramente, vi ripeto, con grande intelligenza. Si imporrà anche su possibili ulteriori ostacoli, proprio perché questa persona ormai sa come dominare gli eventi e lo vuole fare per la sua regina di bastoni. Quindi questa persona non rinuncerà a vedervi, assolutamente no, ha già dei progetti in mente e li porterà assolutamente a termine. La carta della forza ci ovviamente ribadisce il concetto della virilità, del piacere fisico e del godimento. Quindi vi ripeto, questa persona sicuramente vuole godere di un momento importante, fisicamente sentito, diciamo così, ovviamente accanto a voi. Quindi sicuramente voi non avete nulla di cui dubitare per quanto riguarda l'amore, il desiderio fisico, la fedeltà, la voglia che ha questa persona di stare con voi e di vedervi. E ovviamente, vi ripeto, la carta della forza ci parla proprio di un'attività erotica e sessuale molto intensa e appagante. Quindi sicuramente aspettatevi dei momenti vissuti veramente all'apice del piacere. Quindi, vi ripeto, sicuramente voi vedrete questa persona, vi incontrerete e tra l'altro anche tra poco tempo, perché sicuramente la carta della forza rappresenta tempistiche molto veloci, al massimo entro una o due settimane. Quindi,
sicuramente questa persona vi farà capire che vi vuole vedere, che vuole stare con voi, quindi ci sarà una telefonata, un mettersi d'accordo, un progettare e poi ovviamente però un vedersi pratico, perché la forza ci parla proprio di toccare, diciamo, con mano appunto i propri desideri e portarli ovviamente a compimento. Vi ripeto, vedete, con grande astuzia però, cioè questa persona agirà d'accordo rischiando chiaramente sotto l'impulso del desiderio, ma ovviamente il tutto sarà coronato da grande successo e vittoria. D'accordo? Quindi entro pochissimi giorni voi andrete a rivedere o risentire comunque questa persona, quindi tempistiche che si aggirano al massimo entro un paio di settimane o comunque entro breve tempo. D'accordo? La carta della forza è legata anche al giorno di domenica, di conseguenza potreste per esempio vedervi in un fine settimana, d'accordo? Allora, guardate, in questa ovviamente carta è presente chiaramente una runa, la potete vedere anche dall'impaginazione ovviamente del cofanetto che contiene questo meraviglioso mazzo. È una runa molto potente, anzi direi che è tra le rune più potenti, ed è appunto Vunyu. Questa runa appunto è legata all'arcano della forza e ci parla proprio di beatitudine, quindi di felicità, di gioia, di letizia e appunto di ottime notizie. Ecco perché vi dicevo appunto poco fa, questa persona sicuramente vi chiamerà o comunque vorrà mettersi d'accordo per organizzare un incontro. Questa runa ci parla però anche di momenti pratici, quindi incontro, momenti molto felici che voi andrete a vivere con la persona del cuore, quindi con il soggetto della stesa. Chiaramente Vunyu ci parla anche di amore, sessualità, ma anche di fertilità. Quindi sicuramente ci sarà una fertilità, chiaramente per quanto riguarda l'amore, i sentimenti, cioè il vostro rapporto, la vostra relazione si andrà ad approfondire e capirete che questa persona ricambia i vostri sentimenti. Quindi il vostro rapporto andrà a rafforzarsi e questo incontro sarà per voi l'inizio proprio, quasi una sorta di nuovo inizio nell'ambito di questo rapporto, perché voi capirete molto, capirete che questa potrebbe essere proprio la vostra anima gemella. Quindi vi sentirete bene, forti, pieni di energia, avrete voglia di fare, proprio perché l'amore che questa persona saprà mostrarvi, ricambiando ciò che provate voi, vi porterà all'apice della gioia e della felicità. Cioè voi vi sentirete ricambiate nel desiderio, nella gioia. Quindi questa è una persona che vi desidera, è una persona che vi vuole, questa è una persona che non vuole rinunciare a voi. Vi ripeto, porterà delle ottime notizie entro breve e riuscirete a vedere questa persona entro poco tempo. Chiaramente ci parla anche di fertilità pratica, quindi nel caso in cui ovviamente voi non vogliate avere dei figli o appunto una gravidanza, prendete le dovute precauzioni, perché questa è una runa che ci parla proprio di fertilità. Quindi sicuramente un rapporto che andrà ad approfondirsi, vi sentirete ricambiate ovviamente da parte di questa persona nei sentimenti e nei desideri e ci sarà un incontro molto importante che potrebbe proprio portare alla nascita di una vera e propria relazione, per esempio nel caso in cui la vostra sia solo, tra virgolette, ovviamente una frequentazione. Quindi vi sentirete fortemente connesse a questa persona. Quindi nel caso in cui ci siano state, per esempio, delle incomprensioni, si parla di riappacificazione. Nel caso in cui ci sia stato un momento piuttosto lungo, magari di allontanamento, questa persona ritornerà in grande stile, volendo fare le cose per bene. D'accordo? Quindi vi farà capire che voi siete la sua necessità, voi siete la sua luce, come vi dicevo appunto prima con la regina di bastoni. E appunto le due rune
legate Sovilo e Pertro. Allora, ovviamente il responso della stesa è stato molto bello e molto importante, direi. Queste due carte però lo sono altrettanto, proprio perché rappresentano in quarta posizione il consiglio su come riuscire ad agire per evitare qualsiasi conseguenza negativa e in quinta posizione i cambiamenti che avverranno in futuro nel caso in cui voi andiate in particolar modo ad ascoltare appunto il consiglio di questa carta e quindi in questa posizione. Allora, vediamo un po', e qui abbiamo la carta del sole. Allora, la carta del sole è un consiglio direi quanto mai appropriato, proprio perché vi viene consigliato di vivere questo rapporto e ovviamente i prossimi giorni, le prossime settimane, in particolar modo ragazze, l'incontro in maniera serena, allegra, aperta, fiduciosa, in maniera brillante. Cercate di attirare a voi magneticamente con la vostra bellezza, col vostro calore, quindi passione, guardate di nuovo sole, fiamme, quindi le fiamme della passione, questa persona a voi. Cercate di esprimere appieno la vostra gioia nel momento in cui voi andrete a vedere e a rivedere questa persona e non createvi motivi di inquietudine. Cioè nel momento in cui state con questa persona non, diciamo, cercate un motivo di scontro, non cercate di in qualche modo spingere questa persona a scelte, decisioni, a raccontarvi per forza qualcosa. Questa persona lo farà. Vi ripeto, questa è una persona che vi vuole, è una persona innamorata, una persona che prova un forte desiderio ed è una persona che, come vi dicevo con la carta della forza e anche con la carta della regina di bastoni, vuole portare avanti la storia con voi. È una persona che è pronta anche a prendersi delle responsabilità importanti. Come potete notare, la runa che appunto è legata alla carta, all'arcano del sole, è ovviamente Sovilo, di cui vi avevo appunto parlato prima, con la regina di bastoni. Quindi addirittura qui abbiamo la stessa identica runa. Quindi che cosa vi viene consigliato? Comportatevi da regina di bastoni. Cioè come una donna bella, appassionata, desiderosa, che ha voglia di abbracciarlo, che ha voglia di stare con lui, che ha voglia di dimostrargli tutto ciò che desidera e prova per lui, con lui e da lui. Fatevi vedere felici con la testa, con il cuore e con il corpo. Quindi cercate in qualche modo di mostrarvi al meglio, perché il sole rappresenta l'abbondanza, ma rappresenta anche la ricompensa. Quindi cercate di dare valore ai suoi sforzi. Cercate di far capire a questa persona che avete capito e compreso le sue difficoltà, ma che ciò che importa in quel momento sarà l'averlo lì con voi. Quindi cercate anche di aprire voi stesse all'ottimismo, al vivere questi momenti straordinari che ovviamente arriveranno in futuro tra voi e questa persona. Apritevi alla comunicazione, perché il sole ci parla anche di comunicazione. Accettate determinate proposte, ovviamente solo se lo vorrete, che vi verranno appunto fatte da questa persona. Quindi cercate di vivere in piena libertà e in contatto con voi stesse questo rapporto, perché questo rapporto con la carta del sole e soprattutto con la runa Sovilo destinato al successo, ad approfondirsi e diventare sempre più importante. Quindi cercate di non crearvi motivi di inquietudine, perché non ce ne saranno. Non abbandonate questa via, questa strada, perché potrebbe essere proprio la persona giusta per voi. Ma vi ripeto, date valore ai momenti che andrete a vivere con questa persona, perché ce ne saranno, ci saranno momenti molto belli, tra l'altro a breve tempo, perché vi ripeto che anche la carta del sole ha tempistiche molto veloci, da al massimo 2-3 settimane. Quindi è chiaro che vedrete questa persona, godrete ancora ovviamente della presenza di questa persona, e tra l'altro la carta del sole è legata al giorno anch'esso della domenica e anche di mercoledì, quindi potreste vedervi a metà settimana
oppure appunto entro il weekend. E al massimo 2 o 3 appunto settimane, ma non di più, vi ripeto. Quindi è una persona che si farà sentire. Quindi qui non avete proprio motivo, in qualche modo, di dubitare della fedeltà, del desiderio e dell'amore di questa persona. Vi ripeto, cercate di dare valore a voi stesse, valorizzando la vostra bellezza, la vostra fisicità, la vostra procacità, in modo che chiaramente questa persona sia ancora di più attirata alla sua bellissima regina di bastoni, ma cercate anche di dare valore all'amore, al sentimento. Mostrate a questa persona anche le vostre piccole fragilità, anche la vostra emozione, per esempio anche il vostro rossore nel rivedere questa persona o nel ricevere per esempio un suo complimento. Fate capire a questa persona che provate delle emozioni profonde e che siete disposte a costruire qualcosa di importante con lui. Quindi date calore a questa storia. D'accordo? In quinta posizione vediamo un po' quello che potrebbe appunto accadere seguendo proprio i consigli della carta del sole, ovviamente in futuro. Vediamo un po'. E in questo caso abbiamo la carta della torre, ovviamente in accezione positiva. Allora, il futuro vi scioccherà, perché la carta della torre rappresenta sicuramente delle novità assolutamente scioccanti che evidentemente per voi rappresenteranno un futuro che non vi sareste mai in qualche modo aspettate di andare a vivere e sperimentare con questa persona. La carta della torre rappresenta una decisione, rappresenta una presa di posizione da parte di questa persona. La torre in accezione positiva ci parla proprio dell'inatteso, di tutto ciò che ovviamente va ad innescare un procedimento che ancora non esiste, ma che ci sarà. Quindi è una sorta di obiettivamente colpo di fortuna, o comunque, vi ripeto, un momento inaspettato, una decisione, una scelta che spazzerà via il passato, delle abitudini, soprattutto nel caso in cui il vostro sia un rapporto con una persona impegnata, e che di conseguenza porterà ad un andare a rivedere completamente le basi del rapporto. Potrebbe essere una separazione improvvisa però dalla compagna ufficiale con la carta della torre. Quindi qualcosa che ovviamente voi non vi sareste mai andate ad aspettare di dover vivere. Quindi ci sarà molto probabilmente proprio una presa di coscienza scioccante, improvvisa, che porterà a ovviamente dare dei confini nuovi al vostro rapporto. Quindi un mutamento improvviso, inaspettato, drastico, che però ovviamente porterà ad un riequilibrio positivo ovviamente per voi della vostra situazione. Cioè un equilibrio che sino ad ora risultava stagnante, in qualche modo portato avanti appunto da queste difficoltà del 10 di bastoni, verrà appunto spazzato via per lasciare libertà invece al vostro sentimento, al vostro rapporto. Ovviamente nella carta del 10 di bastoni vi parlavo di problematiche non solo inerenti per esempio al rapporto che questa persona potrebbe avere con la compagna ufficiale, ma per esempio problemi professionali. Questa persona potrebbe d'improvviso decidere di licenziarsi e iniziare a lavorare da un'altra parte. Oppure questa persona, nel caso in cui appunto gli ostacoli del 10 di bastoni possano arrivare dalla sua famiglia d'origine, può decidere per esempio di tagliare i ponti con la propria famiglia di origine, di risolvere in maniera drastica però e improvvisa tutte le problematiche che lui andava a vivere. Oppure, vi ripeto, potrebbe rappresentare proprio un dire alla compagna ufficiale: tra noi è finita. D'accordo? Quindi ci sarà sicuramente un movimento che... La torre rappresenta di solito proprio sempre uno shock, quindi per voi sarà evidentemente una decisione e una scelta, un mutamento abbastanza improvviso, che però sicuramente vi farà poi vedere il futuro con occhi totalmente diversi. Ecco, anche la carta della torre ci parla di tempistiche molto veloci, perché la carta della torre ci parla al massimo di 2-3 settimane al massimo. Di conseguenza, anche in questo caso, entro breve tempo,
vi ripeto, potrebbe proprio esserci una presa di posizione da parte di questa persona molto particolare, molto forte, molto sentita, che però ovviamente vi porterà inizialmente a rimanere quasi di stucco di fronte a tutto ciò che questa persona sarà in grado di fare per voi, ma che poi ovviamente vi renderà assolutamente felice. Chiaramente, ragazzi, la torre è in accezione positiva, come in questo caso ci parla proprio di un non aggrapparsi più al passato, del non ritardare più cambiamenti che molto probabilmente dovevano già essere fatti comunque precedentemente, perché la torre ci parla comunque anche di errori di valutazione. Quindi evidentemente, come vi dicevo con il 10 di bastoni, questa persona si è caricata, sobbarcata evidentemente di troppe responsabilità e poteva evidentemente farne a meno. E questa persona si rifiuterà di doversi in futuro ovviamente sobbarcare ancora di questi oneri. E quindi da questo comportamento di liberazione da determinate catene ne nascerà una positività enorme proprio per voi. Questa è una lezione necessaria, che questa persona ovviamente probabilmente necessitava già da tanto tempo, perché ha atteso troppo, ha temporeggiato troppo, e qui chiaramente poi all'improvviso questa persona non ne potrà più e cambierà improvvisamente la situazione. Ma la carta della torre è legata a quale runa? La prima runa, Fehu, che è la runa del potere del cuore, della ricchezza, del nuovo inizio, della cancellazione di limiti autoimposti. Ebbene sì, quindi come vi ho appunto detto poco fa, questa persona capirà anche i suoi stessi errori, capirà l'errore di esservi stato probabilmente lontano inutilmente per tanto tempo per sacrificare se stesso, cioè questa persona capirà che obiettivamente ha sacrificato la propria vita, il proprio piacere, il proprio cuore ed è arrivato il momento ovviamente di ricominciare a dare ascolto al proprio cuore. Quindi questa runa ci parla proprio di buone notizie che arrivano all'improvviso, che scuotono appunto lo shock della torre, il presente. Quindi ci sarà amore, ci sarà godimento, ci sarà riconoscimento del valore di un sentimento e di un rapporto. Di conseguenza ci sarà condivisione, ci sarà generosità che questa persona mostrerà nei vostri confronti. Ve l'avevo detto con la carta della forza, in particolar modo appunto con la runa Wunyu, questa persona saprà ricambiare il vostro sentimento, vi farà capire quello che prova per voi. Ma lo farà in maniera talmente inaspettata che vi lascerà quasi spiazzate, ma ovviamente poi felice. La carta della torre rappresenta ovviamente anche l'elemento fallico, esattamente come la runa Feo, che rappresenta proprio anche qui di nuovo la fertilità, ma anche la libido alle stelle, quindi piacevoli momenti che andrete a vivere ovviamente in amore, godimento fisico e ovviamente esperienze esaltanti sia da un punto di vista appunto erotico ma anche sentimentale. Quindi vi ripeto, nel momento in cui voi vi lascerete andare al vostro sentimento, questa persona vi contraccambierà in maniera forse spiazzante. Probabilmente non vi aspettereste magari certe parole che questa persona andrà a pronunciare, certi comportamenti che seguiranno a queste parole, ma nel momento in cui voi sarete il suo sole e la sua regina di bastoni, nel momento in cui dimostrerete a questa persona mi sei mancato, io provo del sentimento per te, provo amore, provo desiderio, questa persona vi contraccambierà, vi ripeto, in maniera quasi scioccante come non aveva mai fatto prima. Ma questa stesa, grazie ai tarocchi, ma anche sicuramente grazie appunto alle rune, trasuda di sensualità, trasuda di erotismo e di un incontro che sarà assolutamente, probabilmente anche privo di freni inibitori da un punto di vista di libido, ma sicuramente rappresenterà anche l'esplosione proprio dei vostri sentimenti.
cioè voi vedrete coi vostri occhi quello che questa persona prova per voi. Vi renderete conto che tra di voi c'è un reale sentimento, c'è un sentimento bello tra di voi, e questa situazione sicuramente aprirà ad una grandissima gioia. Vi ripeto, entro pochissime settimane, massimo 3 settimane. Questo ve lo dicevo sia con la forza che con il sole e anche con la carta della torre. D'accordo, ragazze? Di conseguenza questa è stata un'astesa molto particolare, proprio perché appunto vi ho introdotto, diciamo, questo duplice utilizzo degli arcani e ovviamente anche delle rune, che come vedete vanno perfettamente a conformarsi, ovviamente aggiungendo dei dettagli importanti in più, appunto, agli arcani maggiori, ma anche agli arcani minori. D'accordo, ragazze? Di conseguenza, come sempre, io vi auguro buona fortuna. Mi raccomando, ovviamente tenete duro, cercate di avere fiducia nel vostro futuro e soprattutto nel rapporto con questa persona, perché un incontro ci sarà e sarà assolutamente un incontro ben augurale e foriero di grandi e profondi cambiamenti anche in riferimento proprio al vostro futuro. D'accordo? Di conseguenza, ragazze, tenete duro e buona fortuna.